adesso abbiamo ancora un primis, un qualcosa che abbiamo presentato come progetto. Anche Nocera Inferiore aderisce alla Giornata Nazionale dello Sport. Un momento promozionale di avviamento allo sport, Back to Sport, che è stato organizzato dal CSI di Nocera Pagani Sarno in sinergia con l'amministrazione comunale. All'incontro di oggi hanno preso parte le associazioni e le realtà sportive di Nocera, oltre che i bambini delle scuole elementari. Ed è stato ricordato Said, talento del calcio, scomparso a soli 20 anni. Fermi da un anno e mezzo con le associazioni sportive, visto che ci sta un'abbondante porzione di popolazione vaccinata, si presume che siamo sui 35 milioni di italiani che si sono vaccinati, quindi si sta un avvio volutamente sia dal Presidente della Repubblica sia dal Presidente Draghi, e si è atteso fino all'ultimo anche il Ministero della Salute con Speranza, il quale poi si è convinto di poter partire nelle piazze. Un ragazzo l'ho conosciuto al Senzale quando aveva circa 10 anni, un ragazzo splendido, un ragazzo che era un talento naturale, un exis braccio pallone oppure piede pallone, solo che disgraziatamente gli italiani certe modalità di formazione e di crescita non le rispettano le scuole calcio. È stato bruciato. Una volta che visse che il talento era naturale, gli hanno dato tanto spazio dove quando lui è arrivato si è trovato in una situazione grossissima, che è una squadra di Serie A, infatti lui dormiva con Donnarumma. Dopodiché il ragazzo aveva bisogno di apprendere, diplomarsi, è andato a Milano e sai, tu quando da Nocera vai a Milano vai in un altro mondo. Io sono stato a Milano, sono stato a vedere Milanello e tutto questo, però quando tu tieni là e poi comunque vai in campo e poi comunque c'è una pressione che comunque ti viene imposta per determinati allenamenti, per determinate situazioni. Non è più come a Nocera, lui si divertiva anche con la Italica che ha giocato. Lui era un creativo e un fantasista, è stato poco compreso perché comunque si volevano realizzare, purtroppo i procuratori sono quelli che sono, si voleva realizzare tutto e subito. Tutto e subito, a 20 anni non si può avere dopo un trascorso di questo bambino che comunque ha sofferto, è stato adottato da una famiglia italiana. Comunque c'è stato tutto il trascorso, l'avete detto voi con Telenuova in modo chiarissimo. Io come fiduciario CONI da 50 anni a Nocera ho chiesto al CONI di autorizzarmi per una giornata, per un minuto in suo onore, e in più leggeremo la preghiera dell'atleta in suo onore. Ovviamente noi abbiamo un momento temporaneamente impegnato per le varie questioni legate al Covid e ai suoi strascichi e qualcosa legato ai lavori. Quindi utilizziamo nell'ambito di questa giornata nazionale le piazze d'Italia, la nostra è una delle piazze d'Italia, sappiamo che abbiamo una serie di limiti dovuti ai lavori in corso al San Francesco, all'utilizzo del palasport di qui a brevissimo come punto vaccinale, quindi gli impianti sportivi tradizionali subiscono la limitazione in parte per lavori, in parte per essere dedicati anche ad altra funzione dato il contesto emergenziale, quindi ci arrangiamo un po' come possiamo. Alcuni parchi saranno interessati anche da altri lavori, altri non sono compatibili per ragioni di sicurezza con manifestazioni sportive o con attività sportiva anche preparatoria vera e propria, quindi questo purtroppo è quello che accade un po' dappertutto, non è che abbiamo, come dire, un grande spazio da poter dedicare, quindi noi dedichiamo tradizionalmente gli impianti sportivi, in mancanza nel frattempo le piazze della città, i luoghi della città, e diciamo grazie a Ciro Stanzioni.